venite le sorgenti, immergetevi nelle acque e la vostra lebbra sparirà, riceverete la vita. Celebriamo questa mattina la liturgia del battesimo di Gesù e del nostro battesimo, perché noi siamo configurati a Cristo, sepolti in Lui, risorgiamo con Lui. È la vita nuova che viene innestata in noi nel battesimo, l'unica vera vita che è quella di Dio. A noi sfugge l'importanza del battesimo, eppure è la più grande realtà per noi, perché è la vita, noi sorgiamo dalla vita. Diceva il Signore là nel Genesi: le acque producono la vita, e dalle acque cominciarono a spuntare i primi germi di vita, i pesci del mare e poi gli uccelli del cielo. Le acque producono. Così dalle acque del battesimo emergono i nuovi figli di Dio, perché in quell'acqua c'è lo Spirito che aleggia, lo Spirito che aleggiava nel grande abisso delle acque e trasse dalle acque la vita. Il medesimo Spirito aleggia nelle acque del battesimo e ci fa riemergere creature nuove. Una nuova creazione avviene in noi. E questo battesimo nostro che noi vogliamo ricordare celebrando il battesimo di Cristo. E allora guardiamo all'acqua, a questo elemento di vita. Guardiamo all'acqua dove scende il Signore Gesù e dove scendiamo anche noi. E guardiamo lo Spirito che aleggia su Gesù e aleggia su di noi. È lo Spirito della vita. E già siamo stati nel peccato, come potremo ancora vivere nel peccato? Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo è risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ecco l'immagine del battesimo. Immersi in Cristo, lasciamo il peccato e riemergiamo con Cristo, creature nuove. Esultiamo allora, fratelli e sorelle, e lasciamo che l'acqua lustrale ci ricordi il momento in cui il battesimo ci ha fatto creature nuove, figli di Dio, e pensiamo a Cristo in questo momento, prototipo di ogni battesimo, perché in Cristo Gesù noi siamo stati battezzati e in Cristo Gesù abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Scendi su di noi, come scendesse su Cristo Signore. Vieni, oh Spirito Santo, vieni acqua divina, vieni fuoco divino, vieni vento divino, soffia su di noi. Santo Spirito, vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Santo Spirito, vieni, Santo Spirito, vieni.
Ascolta le preghiere del tuo popolo e ne ricorda dell'opera mirabile della nostra creazione e di quella ancora più mirabile della nostra salvezza a te si rivolge. Degnati di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la tua sete. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine nell'acqua del Giordano, santificata da Cristo, hai instaurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo e la grazia del nuovo battesimo, perché possiamo unire tutti noi all'assemblea gioiosa dei tuoi santi, battezzati nell'acqua di Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi da ogni vostro peccato. Ecco sgorga dal tuo fianco, Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Battezzami con il tuo sangue, immergimi nel tuo amore, la mia anima come povero mendico il tuo amore. Battezzami con il tuo sangue, immergimi nel tuo amore, la mia anima come povero mendico.
Creatore che nell'acqua e nello spirito hai dato forma e volto all'uomo e all'universo, purifica il tuo popolo, Signore. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo che dal petto squarciato sulla croce hai fatto scaturire il sacramento della nostra salvezza, purifica il tuo popolo, Signore. Lo Spirito Santo che dal grembo battesimale della Chiesa ci hai fatto rinascere come creature nuove. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale del suo battesimo, benedici il tuo popolo e ravvivi in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto in Cristo, per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli e come colomba lo Spirito di Dio si fermò su di lui e la voce del Padre disse: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Adesso cantiamo il Gloria, cantiamo al Signore che scende nelle acque. Cantiamo allo Spirito che scende su di Lui, cantiamo al Padre che proclama Cristo, Salvatore del mondo. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Giovanni predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Parola del Signore. Aleluya, aleluya, aleluya.
scende nelle acque del Giordano. Attorno a lui c'è una grande folla, c'è tutto il popolo che è venuto alle acque. Emerge delle acque del battesimo e i cieli si aprono. La colomba, lo Spirito Santo, scende su di lui e un tuono si ode e si fa voce, la voce del Padre che grida: questo è il mio figlio diletto in cui io mi compiaccio. Questa teofania, che è la più bella, quella che inaugura il Nuovo Testamento, si ripete anche per noi. In modo invisibile, ma reale, quando noi veniamo al fonte battesimale e riceviamo l'acqua sulla fronte, allora lo Spirito Santo prende possesso di noi. Una nuova vita sboccia dentro di noi e la voce del Padre si compiace, ci riconosce, ci accetta per figli. Siamo la nuova creazione che nasce dall'acqua. È un'esperienza che sfugge a noi, ma non per questo il battesimo è una realtà la più importante per noi, perché ci costituisce figli di Dio dopo averci liberato dal peccato originale, ci distingue da tutti gli altri uomini e diventa in noi un titolo esigitivo nei riguardi del Padre, che deve dare tutti gli aiuti al figlio e anche nei nostri riguardi, che dobbiamo riconoscere il Padre come l'autore della nostra vita. In queste brevi parole c'è tutto il mistero del battesimo. Siamo creature nuove, si instaura in noi la nuova creazione, è la vera vita che ci viene donata, quella che è nel Padre e che il Padre ha dato al Figlio e il Figlio ha dato agli uomini, perché come il Figlio vive per il Padre, così gli uomini vivono per il Figlio. E Gesù ci ha dato questa vita. Egli viene immerso nelle acque, poi sarà immerso nella morte. Il battesimo dell'acqua si congiunge col battesimo della morte, il battesimo del sangue, ed è da questo battesimo che nasce la vita. Questo rito dell'immersione in Cristo, nelle acque del battesimo e nella morte di Cristo, era prima ben sentito dai cristiani e dell'Apostolo Paolo, che, rifacendosi al rito allora in voga, ci dice che noi siamo stati immersi nella morte di Cristo, e come Cristo è risuscitato dai morti, così noi in Lui siamo risuscitati dai morti e abbiamo una vita nuova. La cosa più importante nel battesimo non è tanto il peccato che viene distrutto, quello è un ostacolo alla vita, ma la cosa più importante è la vita nuova che ci viene data, lo Spirito Santo che ci viene donato, che è lo Spirito di vita, e che le cose grandi sfuggono alla nostra esperienza. Noi misuriamo le cose dalla nostra esperienza e crediamo grandi le cose che sperimentiamo, mentre le realtà sublimi,
quelle della fede sfuggono per lo più alla nostra esperienza. Come nell'Eucaristia, quel pane che ha una forma rotonda, bianca, prima della consacrazione pane, ma dopo la consacrazione in forza dello Spirito Santo, alle parole del sacerdote, che Cristo diventa realmente il corpo di Cristo, così avviene anche noi. Noi non vediamo prima della consacrazione che l'ostia, dopo la consacrazione è la medesima ostia che vediamo col medesimo gusto, con la medesima forma. Però la realtà è diversa. Prima della consacrazione era pane, dopo la consacrazione è Dio presente, è Cristo vivo. Quella è carne di Cristo e sangue di Cristo. Ciò ci sfugge. Ci sfugge la realtà del sacramento della penitenza. Tu hai il peccato nel cuore, lo confessi. Il sacerdote che è Cristo in quel momento ti assolve, ti dà lo Spirito Santo. Può darsi che tu non avverta nulla, il più delle volte non si avverte, se non qualche emozione. Ma la realtà è diversa. Prima tu eri figlio della morte, adesso sei figlio della vita. Prima era morto, adesso sei vivo. Prima era tempio del maligno, adesso sei tempio di Dio. Eppure sfugge questa realtà, questo mutamento, un momento prima e un momento dopo. Così avviene nel battesimo. Noi vediamo il bambino. Il bambino qualche volta grida, continua a gridare dopo il battesimo, continua a comportarsi come si comportava prima del battesimo, però una grande realtà è avvenuta, che è sfuggita ai nostri occhi. Quel bambino prima era immerso nel peccato originale, era figlio dell'ira, pur essendo un figlio di Dio, perché è un bambino. Però dopo il battesimo è diventato tempio dello Spirito Santo, è diventato re, profeta e sacerdote, partecipe di Cristo, è diventato una creatura nuova davanti a cui si prostrano gli angeli e adorano la presenza del Figlio di Dio. Queste realtà soprannaturali, appunto perché sono soprannaturali, e quanto più sono soprannaturali, sfuggono alla nostra esperienza. Però è nella fede che noi crediamo, e queste realtà noi celebriamo. Il battesimo di Cristo ci richiama il nostro battesimo in Cristo. Diceva Gesù agli apostoli, prima di partire da questo mondo, andate, annunziate il mio Vangelo a tutte le creature e battezzate. Coloro che saranno battezzati saranno salvi, coloro che non crederanno saranno dannati. Il battesimo appartiene alla nostra salvezza, è il rito attraverso cui l'uomo immerso nel peccato originale diventa figlio di Dio ed è salvo. Oppure se ha peccato, quando il battesimo è per gli adulti ed è degno dell'ira di Dio, diventa tempio dello Spirito Santo. Una realtà meravigliosa che noi dobbiamo considerare come la più grande realtà per noi,
forse noi non celebriamo oggi il battesimo come si celebrava un tempo. Anticamente il battesimo era al centro della liturgia. Adesso il centro della liturgia è il mistero dell'Eucaristia, è la Santa Messa. Mentre anticamente al centro della liturgia c'era il battesimo, che comportava anche la cresima, comportava anche l'Eucaristia, ma era il battesimo il centro della vita liturgica, a cui si preparava tutta la Chiesa, il Vescovo per 40 giorni. Nelle catechesi battesimali ammaestrava i neofiti, i catecumeni. Tutta la Chiesa era impegnata nell'istruzione, nella preparazione al battesimo. Per 40 giorni si facevano preghiere di esorcismo per sottrarre l'adulto a tutte le potenze del male. E poi ci si preparava, tutta la Chiesa si preparava al rito del battesimo che avveniva nella notte di Pasqua. I battezzati scendevano nella piscina, si spogliavano guardando l'occidente, si immergevano nell'acqua, mentre d'oriente erano gli abiti nuovi, gli abiti bianchi. Rinunzia al mondo, al demonio, alla carne. Si impegnava nella lotta al male. Poi si voltavano salutando l'Occidente e lasciando i propri vestiti. Si immergevano nell'acqua. Il Vescovo pronunciava la formula: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Poi uscivano dalle acque. Creature nuove venivano accolte dai diaconi e dalle diaconesse, uomini e donne. Ricevevano l'unzione dell'olio, che era la cresima, e poi in processione andavano nell'aula grande dove si celebrava l'Eucaristia e ricevevano il corpo di Cristo. Una cerimonia solennissima a cui ci si preparava tutto l'anno. Oggi il battesimo non viene amministrato con questa solennità, ma non per questo perde il suo valore, perché è l'inizio della vita e dobbiamo essere noi a valorizzare il battesimo e dobbiamo essere noi a ricordare il battesimo, cioè ricordarsi che siamo battezzati e vivere le battezzate. Difatti, quel segno che noi riceviamo in fronte, il carattere, diventa un segno costitutivo, un segno distintivo e un segno esigitivo. Il che significa che veniamo costituiti figli di Dio, membri della Chiesa, corpo di Cristo. Diventiamo cittadini del cielo, familiari di Dio, con il diritto di entrare nel possesso del regno. Siamo costituiti principi nella casa del Padre. Abbiamo la vigilanza divina. È un titolo di onore, ma che realmente opera in noi. È una realtà che ci costituisce figli di Dio. È un titolo distintivo, perché ci distingue da tutti gli altri. In cielo saremo dei battezzati, nell'inferno saremo dei battezzati dannati, ma battezzati. È un segno indelebile. Tra tutti gli uomini
siamo i segnati del Tau, col segno della croce, il segno di Cristo. Siamo distinti da tutti gli altri uomini, dagli angeli e dai dannati e dagli uomini di questo mondo, perché siamo i battezzati, i segnati del sigillo divino. Ed è un titolo esigitivo, in senso discendente e in senso ascendente. In senso discendente, noi possiamo esigere da Dio le grazie necessarie per vivere da battezzati. Possiamo dire a Dio nostro Padre: tu sei mio padre, io sono tuo figlio, dammi quanto è necessario per vivere da figlio. Possiamo esigere dal Padre l'alimento per la vita nuova, Cristo Signore. Possiamo esigere la grazia, l'aiuto che il Padre non ci nega. È un titolo esigitivo, ma è anche un titolo esigitivo da parte del Padre verso di noi. Se siamo figli, dobbiamo comportarci come figli. Se siamo battezzati, dobbiamo comportarci come membri del corpo di Cristo, del corpo santo del Signore. Se siamo battezzati e siamo divenuti tempi dello Spirito, dobbiamo comportarci come uomini che possiedono lo Spirito, che sono posseduti dallo Spirito, che vivono nello Spirito e non più nella carne. Tutto questo ci è stato insegnato. E continuamente noi leggiamo le belle lettere di Paolo che ci addottrinano a riguardo, e che dovremmo noi rivivere la nostra vita quotidiana ripensando che siamo dei battezzati, degli illuminati, delle creature nuove, e non possiamo vivere alla maniera di questo mondo. Fratelli e sorelle, oggi vogliamo prendere coscienza del nostro battesimo, celebrando il battesimo di Cristo Signore. Immergiamoci in Lui, immergiamoci in Cristo, nell'acqua e nella morte di Cristo, perché il battesimo dell'acqua e il battesimo del sangue di Cristo sono una cosa sola. Quando Gesù uscì dall'acqua, disse: io desidero adesso di essere battezzato, e non desidero altro che il giorno in cui io sarò battezzato. Era il battesimo del fuoco, il battesimo del sangue. È nella morte di Cristo che noi veniamo battezzati e riemergiamo creature nuove. Cristo Gesù, vivo, si immerge nelle acque, e nelle acque egli attua il mistero della salvezza, perché Cristo muore e risorge nell'acqua. E noi, immersi nell'acqua, ci immergiamo nella morte di Cristo e riemergiamo creature nuove nella resurrezione di Cristo. Riviviamo questo mistero, attualizziamo ogni giorno ricordando il Santo Battesimo. Ed oggi, ricordando il battesimo, benediciamo il Signore che ci ha fatto creature nuove, che ci ha ricreati, e sogniamo il giorno in cui entreremo da battezzati in cielo e faremo corona a Cristo Signore, osannando a Lui. Fratelli e sorelle, questa è la realtà che noi viviamo, questa è la realtà che oggi vogliamo celebrare e che tutti in questo momento vogliamo cantare al Signore. Alziamoci allora tutti insieme e ripetiamo: Signore, Signore, ti ringrazio, perché mi hai battezzato. Signore, Signore, io voglio vivere nella fede. Io voglio vivere nella fede. Credo in Dio Padre Onnipotente. Credo in Dio Padre Onnipotente. Credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio. Credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio. Credo nello Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo. Credo alla Chiesa. Credo alla Chiesa. Una Santa Apostolica. Una Santa Apostolica. Questa è la mia fede. Questa è la mia fede. In questa fede voglio vivere e morire. Voglio vivere e morire. Amen. Amen. Tuo Padre Santo, la preghiera dei tuoi figli
e per Gesù tuo unigenito, che è costituito capo di molti fratelli, concedi quanto abbiamo chiesto. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Stati battezzati in Cristo, siamo morti con Cristo, siamo risuscitati con Cristo, sediamo alla destra del Padre con Cristo, perché apparteniamo a Lui. È il secolo VI che è venuto durante la celebrazione. In un altro testo dice che ci è stato dato un grande dono, è il dono di grazia. Questo dono è Cristo Signore, che ci viene dato dal Padre, perché la vita è lo stesso Cristo che viene donato a noi nel battesimo. E c'è un altro testo che ci riconduce al battesimo. Per i nostri padri della Chiesa il battesimo sono così tutti i misteri di Cristo che si rinnovano in noi. Soprattutto il battesimo rappresenta il momento delle nozze con Cristo. Si inaugura, cioè, col battesimo una vita nuziale con Gesù. La preparazione al battesimo è il fidanzamento che culmina nelle nozze, che non è ancora la consumazione del matrimonio. Poi verrà il dono dell'amore con la cresima e il dono della ierogamia, dell'unione con Cristo nell'Eucaristia. I tre sacramenti della iniziazione cristiana che venivano amministrati nel medesimo giorno erano insieme le nozze, il dono dell'amore e l'unione con Cristo Signore, l'unione corporale con Cristo Signore. Noi dobbiamo vivere la nostra vita cristiana in chiave nuziale. Gesù è lo sposo della Chiesa che siamo noi, lo sposo di ciascuno di noi. Ed oggi, nel battesimo che si rinnova per noi liturgicamente, noi ricordiamo il nostro sponsorizio con Cristo, il dono dell'amore. Ecco allora un bellissimo testo del profeta Osea: ti verrò mia sposa per sempre, ti verrò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Questa conoscenza è un tema, cioè una parola nuziale, cioè tu entrerai in comunione e in intimità con il tuo Signore. Io non ti ripuderò più, io ti darò il vino nuovo e l'olio nuovo, io ti seminerò di nuovo e tu che eri non amata sarai l'amata, tu non mio popolo sarai mio popolo. Tu mi chiamerai marito mio ed io ti darò mia sposa. Egli mi dirà mio Dio. Signore, noi viviamo questa intimità con te, annunciata già dal profeta. Fa che viviamo però nella fedeltà il nostro battesimo, fa che noi viviamo di te, per te e in te. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi, i tuoi fedeli, di ascoltare come discepoli il tuo Cristo per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Mi metterò in ascolto per sapere cosa mi dirà il mio Signore. Ecco, l'adorazione la faremo in silenzio, perfetto, perché Dio ci vuole parlare. Gesù vuole dirci una parola di amore. Vuole parlare a ciascuno nel silenzio. Mi metterò in ascolto, o Signore, per cogliere quello che tu vorrei dirmi questa mattina. E Marta, tu ti agiti per molte cose, mentre una sola cosa è necessaria, quella che sta facendo Maria in questo momento. L'intimità con te non ti sarà mai tolta. Dici la mia parola, quella che ti ho dato.